Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi do 5 consigli per migliorare il vostro profilo Instagram. È un video che, tra virgolette, si ispira un pochino ad uno vecchio che avevo fatto, che vi lascio linkato qui. In questo vecchio video però non tutti i consigli che vi avevo dato sono ancora validi, quindi ho pensato di rifarlo dandovi appunto dei nuovi consigli che ho scoperto io nel corso del tempo e che sto applicando anche sul mio profilo Instagram. Primo consiglio è quello di non scattare le foto direttamente dall'app di Instagram, ma usate la fotocamera del vostro smartphone direttamente dall'app proprio della fotocamera, o ancora meglio usate, se ce l'avete, una reflex o comunque una fotocamera vera e propria, non il vostro cellulare. Questo ci porta al consiglio numero 2, che è quello di modificare le vostre foto tramite app che non sono quella di Instagram. Le più popolari sono Snapseed, Lightroom, VSCOCAM, come diavolo si dice. Io però non uso nessuna di queste tre perché mi trovo bene con un'app che si chiama Mix, che appunto mi permette di modificare un pochino le foto, la gestione dei colori, eccetera. Sono comunque delle modifiche base che non vanno completamente a snaturare una foto, ma permettono appunto di renderla un pochino migliore. Mi trovo appunto abbastanza bene, quindi non penso che la cambierò per appunto un'altra di quelle più famose. Terzo consiglio è quello di trovare un tema principale per il vostro consiglio e cercare di seguirlo il più possibile. Per quanto mi riguarda, appunto, io seguo principalmente il tema dei viaggi, mi capita di sviare un pochino facendo foto un pochino più creative magari, un pochino più strane, tra virgolette, però comunque sia il tema principale è quello. E il fatto di avere un tema principale vi serve appunto per attirare le persone che sono interessate a quel tema principale lì. Quindi più lo seguirete, più persone vi seguiranno. Quarto consiglio che vi do è quello di organizzare il vostro profilo a triplette, nel senso di cercare di avere foto simili per ogni riga. Quindi la riga ha 3 foto, quindi avrete 3 foto simili per ogni riga. Per fare questo e creare le mie triplette al meglio, io mi affido a un'app che si chiama Unum, che appunto mi permette di caricarci una serie di foto che secondo me sono più o meno relative allo stesso tema e di spostarle in modo tale da cercare di creare una tripletta il più coerente possibile. Quinto e ultimo consiglio riguarda quando pubblicare. Non ci sono orari standard per pubblicare su Instagram. Quello che perlomeno è stato consigliato a me, poi non lo seguo proprio alla lettera, è il fatto di pubblicare o la mattina, relativamente presto, quindi intorno alle 8 del mattino, oppure verso l'ora di pranzo, tra mezzogiorno e le 2, mettiamo più o meno, oppure dopo cena, quindi dopo le 8 di sera. Soprattutto se volete pubblicare delle triplette di foto, come vi suggerivo al punto prima, potete pubblicare una tripletta al giorno, pubblicando una foto per ogni orario che vi ho consigliato. Spero che abbiate trovato utile questo video, vi ricordo appunto di andare a vedere il video precedente, perché anche se alcuni consigli sono un po' vecchiotti e quindi un pochino passati di moda, potete comunque trovare qualche spunto utile per il vostro profilo di Instagram. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e magari condividetelo. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Magari attivando anche la campanella se volete avere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete qualche altro consiglio che conoscete e che volete condividere, lasciatelo in un commento. Mi farà molto piacere scoprire appunto qualche altro trucchetto per migliorare la mia presenza su Instagram. In descrizione ovviamente trovate i link a tutti i miei social, in particolare vi suggerisco di seguirmi su Instagram, visto che parliamo di questo social in questo video. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Have a nice life.